Ciao a tutti, bentornati su Fanat GoGo. Oggi vi parlo ancora di nuovo di questa intelligenza artificiale che è Leonardo.ai ed è un'intelligenza artificiale. Scusate questo ciuffetto, non riesco proprio a eliminarlo, non so dove sia. Comunque vabbè, c'ho il ciuffetto, non ci fate caso come al solito. Dicevo di questa intelligenza artificiale che permette di creare da prompt delle immagini molto realistiche. Ci sono 150 crediti al giorno, eccoli qua, che possiamo spendere come ci pare. Ma voglio parlarvi di questa nuova funzione che è Live Canvas, eccola qua. Io ho già fatto una prova, ma la cancelliamo perché è veramente orrenda, però i risultati sono veramente incredibili. Basta appunto disegnare a mano qui su questa, su questo quadrato, su questo box, e qui viene fuori il relativo output. Ci costa 8 crediti questa cosa, il salvataggio di questa immagine. Noi adesso faremo soltanto una prova a disegnare. Cosa volete che vi disegni? Una casa, una barca, qualcosa? Qui decidiamo il colore, diciamo, del tratto con la dimensione del tratto, eccola qua. Questo è la, vedete, è la, diciamo, il tratto quanto deve essere spesso, e comincia a disegnare. Per esempio, vorrei disegnare, che ne so, una casa proprio tipo quarta elementare. Mamma mia quanto tremo. Start driving, facciamo il tetto, e mano a mano in tempo reale viene generata l'immagine. Non ho capito perché viene fuori questo soldato, questa attrezzatura, però forse dopo, definendo bene, diciamo, quello di cui cosa si tratta. Queste dovrebbero essere tipo le finestre, diciamo, e qui c'è la porta. Io sto disegnando una casa, ragazzi, ma non capisco. Allora, dinamiche, cosa? Abbiamo delle opzioni qua: anime, cinematiche, dinamiche, sì, fantasy art, painting. Facciamo painting. Non ho capito da quale parte viene fuori questa cosa. Vabbè, cancelliamo il tutto, adesso cancelliamo sto pezzo. Qui ci sono gli strumenti, il tool, no? Tipo diciamo paintbrush o queste cose qua. Cancelliamo questa parte qua. Ok. Forse il tratteggio è troppo spesso. Però che succede se io, per esempio, mettessi, ecco, brush, vediamo che viene fuori. Niente, lui fa tutti i volti in questo modo, non capisco per quale motivo. Ah, ecco, togliamo la creatività. Qui abbiamo il livello di creatività, mettiamolo a 0.3. L'ha rifatta esattamente uguale. Ok, forse un po' troppo poco creativo. Aumentiamo di poco, 0.38. Dovrebbe cambiare live, diciamo. Il bello è che è live, non è cambiato di molto. Ok, vabbè, ci sono altre opzioni che bisogna studiarsi. No, io metterei al 50%, tipo 56%, vediamo che allora lui, più che una casa, ha immaginato una sorta di cos'è, una specie di robot. Cancelliamo il tutto e riproviamo a fare sta casa. Facciamo una cosa tipo un palazzo, una cosa del genere, con il comignolo, col fumo. Cioè, proprio se la canta da solo, ma vabbè, io non è che sono molto pratico. Vediamo che viene fuori. Purtroppo io sono una capra a disegno, magari con voi viene fuori qualcosa di meglio. Ah, ha scritto addirittura un text, ha scritto, cioè questa scritta, cioè no, io volevo fare un'altra cosa. Aspetta, riproviamo. Conferma, e riproviamo, che ne so, qui che ci abbiamo. Possiamo uploadare un'immagine, e che ne so, Imagination Body Talk. Ok, possiamo farlo dalle immagini. Non ho capito perché gli Imagination diventano questi personaggi così strani di qua. Vabbè, non mi piace. Facciamo un altro modo. Dunque, riproviamo a fare il famoso palazzo. Ok. Ah, questa è la selezione. Ok, perfetto. No, voglio tratteggiare il palazzo. Vediamo un po' che viene fuori. Oddio, quanto è storto, mamma mia. Ok. È rimasto storto, non è che me l'ha drizzato, però voglio fare tipo una griglia. Vediamo che succede. Questa griglia sarebbero le vetrate, diciamo, delle finestre del grattacielo. Madonna mia quanto tremo, mamma mia, orrendo, cioè orrendo, orrendo, cioè
proprio una capra a disegnare, diciamo, sul computer, cioè proprio non ci si riesce. Vabbè, vediamo che esce fuori. Oddio, una specie di griglia che è uscito fuori, mamma mia. Vabbè, comunque, a parte, diciamo, che io sono proprio un incapace al disegno libero sul computer, ma anche su carta, dai, che i risultati sono migliori, insomma, sono un po' leggermente meglio, però comunque, a parte, io disegno soltanto palazzi, case, cioè, questi disegni, mi piace molto disegnare, ma è stata purtroppo sempre una mia carenza. Niente, vabbè, comunque il programma ve l'ho presentato, funziona benissimo. Come avete visto, possiamo anche inserire delle immagini e elaborare quelle. Se decidessimo di confermare questa creazione, qui con il download ci dà come costi di crediti, che ci sono 150 crediti al giorno, quindi è uno dei siti che ne dà di più, fra l'altro fra questi gratuiti, ci sono 8 crediti. Ovviamente serve registrarsi con un account, per esempio, anche di Google, Gmail, ma abbiamo tutti questi servizi. Io vi ringrazio per avermi seguito, spero che vi piaccia e che vi sia utile, e grazie, al prossimo video. Ciao a tutti!